Buonasera, buongiorno, buon pranzo, dipende da che ora mi sentite. Allora, vi voglio far dare la dimostrazione pratica che riguarda quel video che i tempi di lavorazione li dettiamo noi, perché non sappiamo mai sotto cosa troviamo. In questo caso era una seduta in paglia di Vienna che ho smontato, dall'impatto visivo montata sembrava integra. Adesso vi faccio vedere cosa c'era sotto. Sembrava integra sia dall'alto che sia guardando dall'alto che dal basso. Sembrava integra. E vi faccio vedere cosa ho trovato smontando la paglia di Vienna. Integra, 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 integra. Integro qui. Bello, 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 bello. Un crack, uno scratch. Craccato, rotto. Guardate qua, si vedono le dita. Ecco qua. Questo è proprio messo con le viti super grosse che non si usano quelle fine fine lunghe lunghe. Qua addirittura manca un pezzo, anche qui tutto craccato, si vedono le dita attraverso. Cioè, vedete qua? Ecco perché i tempi non li può dettare il cliente, anche perché se per ripristinare che si può fare e, per ripristinare adesso questo danno ci vuole almeno, se tutto va bene, se non vi dico i passaggi perché è un po' lungo, almeno 6 giorni, 6-7 giorni, perché devono fare fatti dei lavori di consolidamento, oltre ad incollaggio di consolidamento. Non vi dico che la procedura è lunghissima, però ci vuole molto tempo. Se il cliente mi dice mi serve per dopodomani, con un danno del genere, gli dico no, non è assolutamente possibile. Ma neanche facendolo di fretta, perché i tempi di asciugatura delle colle, delle resine, sono lunghe. Non posso incollare adesso e domani, per esempio, mettere la paglia di Vienna. No, non ce la fa a reggere. Questo per incollare, cioè incollato almeno 3 giorni deve stare fermo. Ok, tutto qua, ve lo volevo far sapere, così capite perché quando l'artigiano dice me lo fai per domani, ti risponde no, perché non si può fare, perché a volte troviamo di questi tipi di danni. Ok? Guardate qua, bello, vero? Poi le viti grosse così non si mettono, guarda, hanno messo le viti grosse, guarda. Hanno messo le viti grosse e hanno spaccato il legno. In questi casi si fa un invitino con un Dremel e si mettono le viti piccole, fini, fini. Non questi Sant'Antonio grossi. Va bene, dai, tutto qua. Buona serata. Vi lascio l'anteprima, questa bella scracciata. Buonanotte.